officer. Any crime committed against a public officer, such as refusal to give personal aid to trade guards, in case of... There you go. Good stuff here. So guys, this is the situation in Termini. Pensavo peggio. Molti non portano la mascherina per fortuna, ma qualcuno sì. People are sleeping here in the station. Just where other kinds of sheeple just enjoying their lives. This is beautiful. Oh, so beautiful. Here we have a BMW and here we have someone sleeping. Quindi approfitto anche per vedere un po' la fauna, diciamo. Here we got ourselves a good reptile. So here is guys where the students learn some bullshit, you know? Here they are, learning lots of stuff. Let's see what this is. Insorgiamo, so let's fight, says the sheep. Fight for what the reptile wants, of course. So this one is a huge university in Rome, guys. Look at the Baphomet here. Satisfei, dai et si. Here's a compass and square for you, dumb sheep. Oh man. Here he is. Concept of four is this square here, which stands for the basement, the sheeple. And this one is a compass, because you can make a circle with it, you know? And here we have, of course, poor people that they give back, even though they have less, to the pigeon. Here we go. And the pigeons are like the sheeple. They want all for themselves. Look, fighting with each other. There used to be a piano here, when we used to play with Amerigo and me also. Now we got some shit like this. Things are improving. Roba buona. E anche su Italo la percentuale di mascherati e non mascherati è 90% e 10%. Qui si ripete sempre il 3, ci sono tre lati, diciamo. Questo T. Quindi questa è la Madonna che fa anche da antistress, diciamo, lo tiene in mano. Poi qui abbiamo l'alfa e l'omega, diciamo, composta da 33, come vedete qua li potete contare, 33 madonnine fatte in legno. Questo ci hanno detto che simboleggia anche la colomba, insomma può essere usata anche come antistress, non so, eccetera eccetera. Molto bello, ma questo più che alfa mi sembra un triangolo, diciamo, un triangolo col capstone. Vedi qua, vieni qua, sembra il compasso là. E la squadra. Ma guarda com'è bella, sì, con questa antennone. Andiamo lì. Ma mi sa che anche il campanile qua c'è l'antenna. Vai, guarda, avvicinati. Allora, questa è l'entrata della tomba. Io voglio sapere esattamente il significato? Sì. Il significato di questa merda? Che sono dei luridi zozzoni? Questi qua, queste bestie qua. Qui siamo all'ingresso della tomba di San Francesco.
Come? Cioè, qui c'è una scacchiera, ok? Sotto. Poi qui abbiamo tre elementi qua e tre elementi qua per 33. Poi qui abbiamo lui che fa tre con la mano, non guarda il display. Guarda il display. C'è la tortorella e non vanno toccate le tortorelle, non si toccano le tortorelle. E poi tira i sassi, sì, quello sì, ma non le puoi toccare. E qui c'è il sole ovviamente con la scacchiera, e anche qui c'è il sole. E qui è dove dormiva il povero San Francesco, poverino. E attenzione, abbiamo trovato i guerrieri anche qui ad Assisi. Partiamo con le perle. Se la vita ti incanna, fumati una canna. Fate sesso protetto, no ai bambini. San Francesco sicuramente faceva qualcosa qui, non so, dormiva, pregava, poverino. Signora, lì non si può andare? Il sole dietro la testa dei, come si dice qua, dei santi. Per favore non parlare di questa roba, comicità pura questa. Ma guarda, no, vediamo la faccia. Strafatto proprio. Segno di rinascita molto molto del maschio e della femmina. Sì. Mannaggia la pecora, guarda, la pecora ha trovato un nuovo modo di distrarsi, il coniglio. Mannaggia sta pecora, quanto so pecora, le fucking pecora. Oh, c'è un problema, è arrivato un cane che vuole papparsi i conigli. Il coniglio adesso lo dobbiamo prendere in mano. Mannaggia la pecora. Ecco, quando lo butti giù, pecora da merda il coniglio. Mamma mia, che robetta. Da vomitare, cazzo. Guarda che coglioni. Qui
Questi hanno appena votato. Questi dementi qua. Ovviamente super giussati. Ecco. Mamma mia. Questa rotonda è fatta così. C'è una sfera, un cubo e un triangolo. Uè, una piramide. Ah, un'altra piramide qua, guarda. Se c'ha ragione Sean Ross. Ce ne abbiamo un'altra. Da golf per rettili. Bravo rettile. Qui invece abbiamo questi altri. Qui vediamo questo albero della vita, della pecore, tutte felicemente di tante razze. Magicamente riescono ad amarsi e ci sono rainbows and unicorns fly, everybody's happy, everybody's smiling, everybody's friends. Look at this shit. Ah, oh, che bello. Ah, oh, che bello. Qui abbiamo la pecora francese, qui abbiamo una pecora nostrana qua. Per passare, non mi vado a puntare la telecamera. Quindi questo è l'albero della vita. Ecco, abbiamo anche la pecora americana, un po' feroce diciamo. E qualche altro abbiamo? Abbiamo la pecora brasiliana, come amico mio brasiliano. Anche lui ama la pace, come vediamo. E abbiamo l'ottagono. E così via, insomma. Ringraziamo il centro anziani Sandro Pertini e la parrocchia con la pannocchia, e a sto punto ringraziamo anche le pecore che passano qua sotto. Guardate come il pastore qua si occupa delle pecore, le pasteur, the pig, le pecore. Allora, in questa piazza qui abbiamo queste due croci che si incrociano, che fanno l'otto, la stella a otto punte. Se lo vedi così è una doppia croce che rappresenta anche il sole. Infatti qui c'è scritto il sole. E poi questo elemento, questo monumento è composto da tre elementi, dicono. Questo è il sole, questa è la luna, non riesco a capire come, che con queste scalini qua confluisce acqua all'albero, che è questo obelisco qua. Sole, luna e albero. E poi qua finisce con questa frase qua, la rosa dei venti è incisa sul pavimento. Poi un altro elemento che ho visto in questa piazza qua è questi tre quadrati qua. E vediamo il dito. Uno, due, tre. Tre qua. In tutta la piazza ci sono questi quadrati messi così a caso qua, che non hanno senso, non hanno neanche una funzione, non si trova nessun altro punto. Poi si ritrovano di nuovo qua altri tre. Uno, due, tre.
e non si trova in nessun altro punto della piazza, quindi 33, oppure possiamo vedere anche il secondo, sono quadrati ovviamente, vediamo, possiamo vedere che un 3 e un 4 anche, nel senso 3 elementi, quadrato che è 4, 3 più 4 è 7, la G, famosa in massoneria, no? La G, gnosis, e ma il 3 e 4, come dice Sean Ross, significa anche compasso e squadra, perché col quadrato, il quadrato può fare la squadra, e il 3, rivedendo il quadrato e cerchio, ci sono un po' ovunque qua, quadrato e cerchio, quindi squadra e compasso, guardate gli elementi che ci sono qua, quadrato, cerchio, se trovo su internet una mappa dall'alto di questo la faccio vedere, quadrato, cerchio, poi anche questi tre cubi qua con il sole sono tre, così si trovano uno qua, due e tre qua. Qui c'è la pecora che si siede vicino al sole. E qui abbiamo la pecora, il pastore, aspetta, arrivo tesoro. E qui c'è la pecora nera, un po' marrone, quindi pecora marrone sono quelle, insomma, fintamente svegliate. Pecora marrone. Guarda come sta isolata dall'altra pecora. Vediamo il dragone sconfitto dal bene. E qui vediamo un altare qui in questa bellissima chiesa con il sole. Guarda caso il sole, Horus, Lucifer. Qui è dove sgozzano la pecora di notte. Esatto. Ecco, anche loro hanno il sistema di rintracciamento, la campanella. Dove era? Al termine dell'umanità non c'è l'uomo, ma l'uomo Dio. Minchia, c'è problemi di fuoco, si muove messo. L'uomo Dio. Questi sono i nostri bravi cristiani, fedelissimi, che dicono che l'uomo è Dio. Qui abbiamo, siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi. Attenzione, già cominciamo. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso. Citato da Nelson Mandela. T'ho detto tutto.